queste sono mele che prendiamo in campagna, che prende mio suocero in campagna, sono relativamente bruttine, ma sono sempre come frutta un limone. Questo io ho scelto soia e riso perché è quello che preferisco, però va bene qualsiasi latte vegetale senza zucchero. Secondo me i migliori sono comunque soia o avena o soia e riso. Farina. Amido di riso, che poi amido è uguale, amido di mais, fecola di patata, amido di riso, è uguale. Yogurt di soia. Lievito. Sia bianco sia quello scuro, come si chiama, quello di canna, e li andrò a usare entrambi, metà e metà. E poi in un contenitore non proprio bellissimo abbiamo l'olio d'oliva. Andiamo subito come prima cosa a sbucciare le mele. Mi impedito di togliere la mela, non ce la posso fare. Questa la tagliamo a fettine sottili sottili, quelle lì invece in fondo, queste qui, le taglieremo a cubettini piccolini.
Guardate che bellina questa tazza. Me l'ha fatta una ragazza che mi segue e c'è scritto Chiara da una parte e SMR dall'altra. Aspetta. Chiara, SMR. Grammi di olio d'oliva, centodieci di latte vegetale. Mettiamo anche la scorza di limone.
Come sentite, abbiamo acceso il forno. Sentite. E andiamo a oliare la teglia. Non ho una teglia, la teglia consigliata, quindi ho preso una teglia da ciambellone, vediamo come verrà. Un ciambellone torta di mele. E vado proprio a oliarla, forse l'ho messo troppo, vabbè. Vado a oliarla per bene, in modo che non si appiccichi. Lo Scottex perché secondo me è un po' troppo l'olio. E adesso andiamo a metterci, c'è la luce del tramonto, andiamo a metterci l'impasto e andiamo a decorarlo. Farò casino? Sì. Allora, un po' complicato perché è pesante. Secondo me si vede che non sono troppo abituata a fare i dolci. Però un colore bellissimo. Allora, livelliamola. Ok, io ho un'ossessione col prendere tutto l'impasto. Guardate quanto ce n'era ancora. Tantissimo. A prendere fino all'ultimo goccio. E adesso andiamo a decorare con le mele sopra. E quindi vediamo. Non ci stanno neanche. Ok. Vi faccio vedere un po' più da vicino. Speriamo di averne abbastanza.
adesso andiamo a infornare a 180 gradi e speriamo venga bene, speriamo venga cotta perché il mio forno tende ad andare a temperature esagerate, quindi spero non si bruci. Ok, andiamo a metterla nel forno. Questa è la torta tolta dal forno e messa, non è proprio il suo, però più o meno le dimensioni sono queste. Andiamo a tagliarne un pezzo, è un po' calda, quindi vediamo, forse sarà molto molto morbida, ma deve raffreddarsi. Proviamo a tagliarne un pezzo. La decorazione devo dire che è venuta abbastanza bene, io non sono esperta di decorazioni di torte. Dentro è venuta così, l'assaggiamo, spero non sia cruda. Prendiamone un pezzo. È sia calda, quindi più morbida sia. È una torta molto morbida, è molto buona. È bollente. Ok, io vi lascio il blog della ricetta, da cui ho preso la ricetta, giù in descrizione, e spero la proverete perché è veramente buona nella sua semplicità e come vedete molto molto semplice da preparare. Vi mando un bacio, spero che questa ricetta vi sia piaciuta e spero che questa rubrica vi piaccia. Non so onestamente come sia venuto il video, l'ho fatto un pochino diverso al solito, però speriamo, speriamo. Un bacione, ciao!